Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi vedremo 3 esercizi con la palla per potenziare il vostro addome. Con questo attrezzo si possono fare un'infinità di esercizi molto interessanti per allenare il core stability. Oggi ve ne propongo 3. Allora, primo esercizio. Ci portiamo con schiena a terra. Andiamo a tenere una gamba tesa verso il basso, l'altra tesa verso l'alto. Con il mio braccio e la mia gamba pinzo la palla. Da qui devo coordinare il movimento in salita e in discesa. Devo simultaneamente toccare la palla e simultaneamente toccare il terreno. Quindi un lavoro che a livello muscolare non è pesantissimo, ma è molto interessante per quanto riguarda la coordinazione motoria. Quindi guardiamo. Da qui, simultanea e scendo. Mantenere il quadricipite attivo, ginocchio teso e alterno. Secondo esercizio, aumentiamo un pelino l'intensità, lavoriamo sempre sulla palla per andare a stimolare il core inteso come tenuta in stabilità, ok? Allora adesso posizioniamo le caviglie sulla palla, ci portiamo in posizione di plank, braccia tese, i talloni devono essere uniti in modo da attivare meglio gli adduttori, quindi i glutei, e stabilizzare bene l'addome. Da questa posizione becchiamo le ginocchia, estendo, richiamo, estendo. Qui è importante concentrarsi sul gomito che deve essere sempre teso e le scapole belle in spinta, cioè le spalle belle in spinta. Quando vado a stendere le gambe devo cercare di contrarre anche i glutei per stabilizzare bene la mia posizione. Siamo arrivati al terzo e ultimo esercizio, sempre con la nostra palla, aumentiamo ancora l'intensità. Adesso dobbiamo partire da un plank a braccia tese sulla palla. Dopodiché andremo a stendere le braccia in avanti finché riusciamo a mantenere la posizione con braccia tese e senza soprattutto inarcare la schiena. Andiamo a vedere l'esecuzione. Plank sulla palla. Da questa posizione stendo e richiamo, braccia sulla tese e richiamo. Cercate di non perdere il sedere, qui richiamo. Ok? Quindi parto dalla posizione di plank con tutti i criteri che conoscete nel plank, da lì mi devo sdraiare per andare in superman plank, però sempre sulla mia Swiss ball, ok? Gestire l'instabilità della palla non sarà facile. Se all'inizio non ve la sentite di andare profondi in avanti, fate anche dei piccoli movimenti. Quindi da qua posso benissimo appena appena e poi richiamo. Appena appena avanti e poi richiamo. Se voglio trovare una variante un po' più facile, posso fare sul plank sui gomiti. Quindi da questa posizione apro anche poco e richiamo. Apro e richiamo. Ogni volta che andrete ad aumentare questo angolo, l'addome, l'esercizio aumenterà di intensità, ok? Quindi sappiatevi gestire.
Ok, allora provate questi tre esercizi, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e se li avete trovati facili o difficili. Non mi resta che augurarvi un buon allenamento, ci vediamo nel prossimo video.